Siamo con Giorgia De Vecchis, centrocampista dell'Empoli Ladies, finalmente una calciatrice su Woman Times. Benvenuta Giorgia. Ciao a tutti, grazie per l'invito. No, grazie a te perché noi da tanto tempo volevamo una voce dello sport, ma soprattutto delle calciatrici, perché Woman Times ha parlato tantissimo, si è interessata del calcio femminile, abbiamo avuto anche mesi fa una lunga intervista con la CT Milena Bertolini, quindi grazie per essere nostra ospite. Allora Giorgia, tu però sei romana, perché è vero che giochi nell'Empoli Ladies, però in realtà hai cominciato a Pomezia, nella tua città, e hai iniziato, leggo dalle cronache, addirittura a giocare a calcio a 6 anni, quindi piccolissima, è vero? Sì, sì, ho iniziato qui nel mio paese, a Pomezia, dove non c'era una squadra femminile, ma sono riuscita a convincere i miei genitori a portarmi a giocare in questa squadra di città, che è il Pomezia Calcio, dove appunto ho iniziato a giocare con tutti i maschietti, diciamo. Quindi giocavi con i maschi all'inizio, perché chiaramente poi a 6 anni, no, non c'era una distinzione, diciamo, di sesso maschio e femmina. Poi sei andata a giocare all'Eurnova. L'Eurnova lì inizia a giocare, mi pare che avessi sui 12 anni, eri un po' più grandicella, hai iniziato lì a giocare invece a calcio femminile, quindi tutte bambine, tutte femmine, non più maschi, e l'Eurnova che poi si è trasformata nella Roma Calcio Femminile, esatto? E lì ha iniziato un po' la tua carriera e hai iniziato a giocare sul serio. Sì, sì, è vero, perché la federazione permette di giocare in squadre miste fino a 14 anni con alcune deroghe. Però poi quando mi sono avvicinata a quell'età abbiamo iniziato un po' a guardarci intorno e fortunatamente l'Eurnova mi ha contattata per andare a giocare da loro. E da lì sì, è iniziato il mio percorso nel calcio femminile. Ecco, un percorso che però tu, visto che sei, mi pare, una tosta, una grintosa, Giorgia, anch'io devo dire, insomma, sono abbastanza grintosa, quindi sarà il nome, chissà, hai deciso di rompere questo filo, questo cordone ombelicale per andare a fare esperienza altrove, quindi sei andata prima a Bologna e poi sei approdata a Empoli. Giusto, sì. È stata un po' la tua fortuna, nel senso non volevi rimanere chiusa nel guscio appunto nella tua città a Roma, dove magari eri anche coccolata e dove saresti poi cresciuta un po' viziata, chissà, quindi è stata una scelta proprio convinta, ferma, che ha appoggiato anche la tua famiglia, i tuoi familiari? Sì, guarda, è stata un'esperienza che io avrei sempre, che volevo sempre fare. Ho sempre detto mi piacerebbe un giorno giocare all'estero, giocare fuori o comunque spostarmi dalla mia città, perché come dici tu, quando sei di Roma e giochi, sai, in una squadra che comunque porta il nome della tua città, è sempre difficile andare via, soprattutto quando poi l'obiettivo lì è sempre stato cercare di salire di categoria. Ogni anno ci abbiamo provato, siamo sempre arrivate seconde per 3 anni di fila. Dopo l'ennesima scottatura ho detto ok, allora questo può essere il momento giusto per cercare di andare a fare un'esperienza diversa. E non ti sei pentita, anche perché il 29 aprile dell'anno scorso, del 2019, è arrivata la Serie A. Tra l'altro tu sei romana e insomma giocavi nella Roma, che avete vinto proprio contro la Lazio. Com'è stato quel giorno? Te lo ricordi? Che emozione hai vissuto? Guarda, io ho sempre desiderato giocare in Serie A. È sempre stato il mio sogno fin da quando ho scoperto, diciamo, questo mondo del calcio femminile. Quindi quel giorno lo ricordo in una maniera incredibile. È stata un'emozione grandissima perché volevamo fortemente raggiungere quell'obiettivo. E, da una parte direi il destino in campo contro di me c'era la Lazio, che per anni è stata la squadra rivale per me. Però in quella squadra ultimamente ci giocano molte ragazze con cui io ho giocato insieme, molte mie compagne. Quindi da una parte, fortunatamente loro non ci giocavano niente. Quindi da una parte ho potuto anche un po' festeggiare, condividere la mia felicità con loro e davvero è stato bellissimo. Immagino. Giorgia, senti, però adesso è tutto fermo, lo sport è fermo, ci dicono, ci hanno dato una data, almeno come punto di riferimento, che il 18 maggio potrete voi calciatrici, ma anche insomma i calciatori, i maschi, gli uomini, allenarvi nei centri sportivi, nei vostri centri sportivi come prima, seppur con le dovute misure di sicurezza. Questo stop che ormai dura da 2 mesi, questo lockdown che dovrebbe finire il 4 maggio, ma la riapertura abbiamo visto è molto blanda, no? E sarà sempre graduale.
quanto ha pesato nel lavoro proprio che stai svolgendo di atleta, di professionista, insomma di calciatrice che giustamente ha bisogno di allenarsi. Allora, da 2 anni a questa parte, a livello di atleta, mi sento profondamente cambiata. Grazie all'Empoli, che mi ha permesso di lavorare in una maniera molto professionale, il lavoro giornaliero che faccio con loro per me è molto importante. Quindi sì, lavorare a casa non è esattamente la stessa cosa. Anzi, immagino, ma ti interrompo perché io ho visto, no, su in questo periodo dei calciatori anche famosissimi, insomma, senza fare i nomi perché insomma erano veramente tutti che si allenavano con le app o magari con il personal trainer che gli diceva, no, che esercizi fare, li seguiva, eccetera eccetera. Lo stai facendo anche tu? L'hai fatto anche tu? Allora, la nostra società ci manda il programma e lo aggiorna ogni 2 settimane. Il nostro preparatore ci manda dei programmi che possiamo fare a casa, sono fatti ad hoc per non uscire e in modo da poter essere effettuati in una stanza, diciamo. E non abbiamo fatto con loro degli allenamenti virtuali, facciamo degli incontri ogni tanto dove ci salutiamo, ci aggiorniamo, il mister ci dà degli aggiornamenti, ci dice com'è la situazione. E a livello personale, per curare un po' non l'aspetto solo calcistico, ma l'aspetto puramente di atleta, sì. Sono sincera, ho seguito qualche diretta Instagram delle mie amiche che con dei preparatori, con dei ragazzi fanno delle dirette insieme e fanno alcuni esercizi. E ho anche un programma personale che svolgo tutti i giorni e ogni tanto magari pubblico qualcosa. Perché insomma, quante ore vi allenavate in una situazione normale al giorno? Quante ore? Almeno 2 ore al giorno, poi c'erano i giorni in cui facevamo la doppia con la palestra. E arriva anche a 4. Quindi chiaramente un atleta abituata ad allenarsi costantemente tutti i giorni senza mai fermarsi tra palestra e campo, sinceramente è pesante questa clausura e naturalmente ci auguriamo anche, si parla di ripresa del campionato in estate, tu ci credi? È una fantasia? Che sensazioni hai? Allora, per quanto riguarda i maschi, quindi il professionismo, la Serie A, la Serie B, secondo me può essere probabile. E soprattutto perché, da come dicono, magari con il caldo il virus farà meno contagi, non lo so, perché il problema è se magari un calciatore adesso risulta positivo, bisogna rifermarsi tutti, quindi magari loro sì. Per quanto riguarda noi, non lo so, perché ci sono tanti problemi. Il primo è che noi abbiamo dei contratti che sono dei rimborsi spese che scadono il 30 giugno, esatto. E quindi lì anche si dovrà un po' vedere e stabilire dei protocolli per le sole società dilettanti che hanno molte meno possibilità a livello economico, quindi parlo di sanificazione, tutte le cose di cui stanno un po' parlando è un po' complicato per noi. Certo. Quindi non lo so, per me, e io ho sentito anche i miei compagni, non sarebbe un problema ovviamente, perché ci dispiace lasciare un lavoro a metà, soprattutto poi per alcune di noi che... Voi come eravate, quando si è interrotto il campionato, a che punto eravate in classifica, Giorgia? Noi eravamo ampiamente nell'obiettivo salvezza, quindi eravamo tranquille e ci stavamo godendo i nostri risultati, anzi molte anche sopra le aspettative. Ad esempio siamo riusciti a battere il Milan, che sicuramente aveva creato quest'anno una squadra diversa dalla nostra. Quindi noi eravamo completamente soddisfatti, ci piacerebbe finire appunto ciò che abbiamo iniziato. Sì, stiamo tutti aspettando perché chiaramente è un po' uno tsunami che ci ha travolto. Io parlo sempre, no, nomino, dico tsunami, perché in realtà da un giorno all'altro ci ha cambiato la vita, no? E hai pensato in questi giorni, appunto, in questa situazione con il virus e con questa pandemia, hai fatto delle riflessioni, hai pensato a quello che vorresti fare dopo, ai tuoi sogni calcistici e non solo, Giorgia? Assolutamente sì, guarda, credo che questo tempo che noi abbiamo adesso a disposizione possa essere molto importante, sono abituata a vedere sempre un po' il lato positivo delle cose, quindi se riusciamo in questo momento un po' più difficile, ma dove abbiamo molto più tempo, diciamo, a pensare un attimo a ciò che vogliamo, ai nostri sogni, ai nostri desideri, penso sia una cosa molto importante. Per quanto mi riguarda, io sto continuando a studiare, cercando di prendere la seconda laurea in ingegneria meccanica. Complimenti. È per me un obiettivo. E poi quest'anno ho interrotto anche il lavoro che facevo da allenatrice, mi piaceva allenare le bimbe della scuola calcio. E in questo tempo sto pensando che
forse l'anno prossimo mi piacerebbe anche un po' riprendere questa attività. Ah, addirittura. Senti, invece con la nazionale, prima abbiamo nominato la CT Bertolini, con la nazionale? Magari, il sogno penso di tutti quanti. Possibile, dici? Irraggiungibile? Non lo so, per me è un po' un treno che è passato, diciamo. Ormai io ho 27 anni e quindi giustamente ci sono le forze nuove e le ragazze giovani che hanno margini di miglioramento altissimi, considerando appunto il lavoro che fanno con le società professionistiche. Non lo so. Vabbè, chissà Giorgia, mai dire mai, ma noi vogliamo essere ottimisti, non chiudiamo le porte a niente, a nessuno, facciamo così. Senti, io volevo chiederti una cosa, perché l'ho letta, ma ovviamente se me la vuoi dire me la dici, altrimenti sei libera di non parlarne. Qualche anno fa hai avuto un problema personale, Giorgia, un problema che ti ha cambiato, come ti ha cambiato, che cosa è successo e come l'hai affrontato, come l'hai superato? Allora, qualche anno fa ho avuto un problema di salute molto importante che mi ha costretto comunque a stare lontana dai campi almeno per un anno. E non ti nascondo che quando ho ricevuto la notizia che avrei dovuto intraprendere questo percorso è stato pesante. È stato pesante, però una volta capito quello che andava fatto per rimettersi un po' in carreggiata, io con la mia famiglia che mi è stata molto vicino mi hanno aiutato tantissimo sia dal punto di vista puramente pratico che dal punto di vista mentale. Abbiamo intrapreso il percorso, ci siamo affidati a coloro che ci avevano detto cosa era giusto fare e cosa era necessario fare e da quel momento in poi siamo andati spediti. La mia vita è cambiata quei 6 mesi totalmente. Correvo di qua e di là e invece poi sono stata costretta come adesso, diciamo, a stare in casa, a non far più niente. E, però, come spesso mi capita di dire, la passione che ho per questo sport e la volontà che avevo di tornare su questi campi mi ha dato molta forza. Esatto, perché lo sport aiuta, no? Lo sport aiuta anche come forza mentale, non solo fisica, ha aiutato tante persone, anche famose, no? Non so, mi viene in mente Sinisa Mihajlovic, che negli ultimi mesi, prima che ci fosse questo Covid-19, ci ha dato tanti insegnamenti l'estate scorsa, quando abbiamo saputo, insomma, veramente ci sono tanti, o Gianluca Vialli, me ne viene in mente un altro, adesso persone che io conosco anche molto bene, che veramente hanno dimostrato di avere grande forza e di superare le difficoltà e la salute, che è la cosa più importante al mondo, nel migliore dei modi. Brava Giorgia. Senti, io però adesso ti voglio far sorridere e voglio fare con te una battuta. Mi hai detto che sei romana, quindi immagino che tu sia tifosa della Roma, non della Lazio. Ovviamente, no? È scontata come domanda. Ma allora, quando il capitano dei capitani, Francesco Totti, no? È stato prima, insomma, lo hanno costretto a lasciare, ad abbandonare il campo e quindi a lasciare così la sua vita di carriera di calciatore. E poi addirittura è stato costretto a lasciare proprio la Roma in assoluto, la società, tutto quanto. Che sensazioni hai avuto? Ti è dispiaciuto? Eri arrabbiata come molti tifosi? Guarda, io ero allo stadio, io la sua ultima partita era allo stadio e me la ricordo come una partita, vabbè, al di là della partita, ma era la partita è passata in secondo piano per una volta. Eravamo tutti lì, aspettavamo il fischio finale per festeggiare e piangere, piangere soprattutto, e quindi quel giorno lì è stato un giorno indimenticabile. E per quanto riguarda la sua situazione, a me dispiace tantissimo perché lui ha sempre rappresentato la Roma, lui ha vissuto sempre solo per la Roma e è uno dei motivi, al di là del giocatore, penso per il quale lui sia diventato ciò che è per tutti i tifosi romanisti. A me adesso dispiace moltissimo vederlo lontano dal campo, lontano dalla Roma e lontano da tutto. Penso la situazione sia stata gestita male un po' da tutti quanti. E lui, mi capita di vederlo adesso che fa le dirette su Instagram. L'hai mai conosciuto, Giorgia? No, non l'ho mai incontrato.
Vabbè, gli lanciamo un messaggio che se volesse, appunto, andate, quando sarà possibile, andate a bere un caffè insieme, no? Eh sì, Totti, De Rossi, anche Totti, De Rossi, ma ci sarà un nuovo Totti, ci sarà un campione proprio che la Roma, no? Uno che può sostituire questi, appunto, queste colonne portanti che ho nominato, secondo te? Allora, ci sono tantissimi grandi calciatori adesso. E un altro giocatore di Roma come loro, io da tifosa lo spero tantissimo e mi associo a Totti quando lui dice, per esempio, quando si è rifiutato di far ritirare la maglia, no? Che ha detto tutti devono poter sognare di indossare la maglia numero 10 della Roma, quindi mai dire mai, come dicevamo prima, no? Certo, certo. Va bene. E allora con questo messaggio e con questo pensiero positivo, Giorgia, io ti saluto, ti faccio tanti in bocca al lupo. Speriamo che tutti gli sport, no, tutte le attività possano riprendere il più possibile e ricominciare a vivere pure per i tifosi che aspettano ovviamente di vedere il calcio, ma anche il basket, insomma tutte le discipline, tutte le attività sportive. E niente, grazie per questa stupenda chiacchierata, grazie per essere stata con noi su Woman Times, a presto e buona vita Giorgia e mi raccomando, continua anche la tua carriera, ci hai detto di allenatrice, quindi insomma ti aspetteremo anche come allenatrice oltre che come giocatrice. Grazie mille Giorgia. A voi per l'opportunità e in bocca al lupo per tutto, speriamo di rivederci presto. Grazie Giorgia De Vecchis e grazie all'Empoli Ladies.